Buongiorno. Oggi 2 aprile, il Vangelo è sempre, siamo sempre nel capitolo 8 di Giovanni, versetti 51-59. Continua la discussione di Gesù con i giudei che avevano creduto in lui, sempre sullo stesso punto. Chi sono io? Gesù si affanna a mostrare chi è e oggi arriverà al punto. Al versetto 58 arriverà al punto della rivelazione di se stesso, ma ci arriva in questo modo. La discussione di oggi inizia dicendo, Gesù dice una frase, in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gesù dice questa frase e subito i giudei lo criticano. Perché non vedrà la morte in eterno, loro interpretano questa morte come una morte fisica. Per cui gli dicono: ma come? Sei indemoniato, Abramo è morto, i profeti sono morti e tu dici: chi osserva la mia parola non morirà. Allora vuol dire che questi Abramo e i profeti non hanno osservato la parola di Dio? Vorresti dire che Abramo non era un uomo che aveva fede? Perché se hai fede non muori? Interpretano questa morte come una morte fisica. Se voi vi ricordate, nella risurrezione di Lazzaro, a un certo punto Gesù dice, chiunque vive e crede in me, anche se muore, vivrà. Cioè Gesù sta parlando di una morte che non è la morte fisica, e sta parlando di una vita che è più di questa vita fisica, che è una vita appunto in eterno, non vedrà la morte in eterno, non vedrà la morte fisica. Allora, cos'è questa morte in eterno? Quando è che noi sperimentiamo la morte eterna? La morte eterna è uno stato permanente e eterno di separazione da Dio. Nel racconto del capitolo 3 della Genesi, l'uomo staccandosi da Dio ha sperimentato una sorta di morte. Infatti Dio aveva detto: se mangi del frutto di quell'albero, della conoscenza del bene e del male, certamente dovrai morire. Sperimenterai la separazione da me. Perché? Perché noi viviamo di Dio. Sia che lo sappiamo, sia che non lo sappiamo, sia che siamo cristiani, sia che non siamo cristiani, noi siamo fatti da Dio. Il bambino nella pancia forse non è consapevole a livello intellettuale che la mamma lo sta nutrendo, ma vive di quello che mangia la madre, respira grazie alla madre. Se al bambino gli tagli quel cordone, il bambino muore. Che lo capisca, che non lo capisca, tutti viviamo di Dio, perché Dio ci ha creati strutturalmente dipendenti da Lui, per potersi donare a noi come padre, ci offre la sua paternità. È chiaro che nel momento in cui io questa paternità di Dio la rifiuto, muoio, anche se non muoio fisicamente. Muoio nella mia anima e muoio eternamente, cioè muoio. Questa eternità non è tanto temporale, è la dimensione più profonda del nostro essere. Morire in eterno oggi vuol dire morire riguardo alle cose eterne. Morire riguardo alle cose che contano, riguardo all'essenziale. Quindi io posso oggi vivere riguardo alle cose del mondo ed essere morto riguardo alle cose importanti, riguardo alle cose di Dio. E questo si dà quando vivo senza avere una relazione con Dio. E più questa relazione è profonda, è frequente, è vera, è sincera, più questo cordone è saldo e più sperimento la vita anche in mezzo alle tribolazioni, alle sofferenze, alla morte. Questo è quello che ci rende vivi, la relazione con il Padre. I giudei non lo conoscono. Scusate, ma c'è di più. Cristo stabilisce che è la parola, la sua parola, che ci dona questa relazione, che ci dà questa vita. Allora voi capite che ci dà uno strumento stupendo, meraviglioso
per poter stare in relazione col Padre. Quante volte noi diciamo: ma Dio dov'è? Non lo vedo. Che cosa dice? Qual è la sua volontà? Devo fare questa scelta, devo fare quest'altra scelta, non lo so, sono spaesato. E magari andiamo in giro ad elemosinare consigli da persone che in fondo sono come noi. Ma c'è uno strumento mediante il quale noi possiamo stare in relazione con il Padre e sapere cosa il Padre ci dice e sperimentare questa vita. C'è la parola di Cristo, lo dice lui e lo ribadisce. La parola di Cristo. Allora voi capite che queste scritture sono il dono più prezioso che Dio ha fatto all'umanità. Andatevi a leggere il libro, non mi ricordo se della Sapienza o del Siracide, come parla della legge. Cosa dice della legge? La legge è la Torah, intesa la sua parola, la parola di Dio. Allora usiamolo questo strumento, mettiamo la nostra vita. Vuoi sapere che cosa pensa Dio di quella situazione che stai vivendo? Vuoi sapere perché Dio fa? Apri la scrittura e chiediglielo, chiediglielo. Come glielo devi chiedere? Dice: Signore, parlami, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa, dice il Salmo. Muoio, io, tutta la scrittura dice questo. Andiamo avanti. Ma alla fine gli dicono: senti, quelli sono morti. Tu dici che bisogna osservare la tua parola e chi osserva la tua parola non muore, ma chi credi di essere? Cioè, cosa rendi te chi rendi te stesso sarebbe? Cioè, chi ti fai? Come ti, quanto ti innalzi? Ma chi credi di essere? Ma dove vai? E Cristo qui, poverino, è costretto ad affermare la sua autorità. Dice: ma guarda che mi glorifica il Padre, io non glorifico me stesso. Perché Cristo si affanna a dire: io sono figlio di questo Padre, io ho una gloria? Perché ha bisogno di autoaffermarsi, perché ha carenze affettive, non so che cosa, niente di tutto questo. Lo fa perché ha a cuore la salvezza dei suoi interlocutori, la salvezza tua e la salvezza mia, e sa che la nostra salvezza dipende in massima parte da quello che noi pensiamo di lui. Se noi pensiamo che Gesù è uno dei tanti, non ci salviamo, non ci salviamo nel senso che non ci aiuta, ma se noi riconosciamo che Gesù è veramente il Messia, il figlio di Dio mandato dal Padre per salvare il mondo, allora questo ci salva. Non c'è salvezza fuori di Cristo. Anche per chi non lo conosce, la salvezza arriva mediante Cristo. Allora lui sembra che fa questo discorso perché ha bisogno di affermare la sua personalità, ma in realtà lo sta facendo in favore degli interlocutori che non lo capiscono. Tant'è vero che arriva a dire: Abramo, anche Abramo ha visto il mio giorno ed ha esultato. Abramo ha ricevuto una promessa ed ha esultato. È nato Isacco ed ha esultato. Che vuol dire ha visto il mio giorno? Abramo ha visto una risurrezione. Ha visto una risurrezione dalla matrice morta di sua moglie. E chiunque vede una risurrezione vede il giorno di Cristo. Magari, come dice la lettera agli ebrei, tutti costoro, tra cui Abramo, la videro di lontano. Questa promessa la contemplarono di lontano, noi ce l'abbiamo nelle mani, Gesù Cristo. Cristo si è donato a noi, si è fatto vicino. E alla fine Gesù risponde loro, perché loro gli dicono: sì, non c'hai 50 anni, hai visto Abramo, perché loro stanno sempre sul piano umano, temporale. In verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Esodo 3,14, roveto ardente, io sono colui che sono. Questa è la parola che ci salva. Questa è la fede che ci salva oggi. Tu oggi, in questa giornata, vuoi avere la vita piena, eterna, che va oltre la morte? Credi che Cristo è il Figlio di Dio. Credi che Cristo è Dio. E incontralo nella scrittura.